La razionalità nella religione contro l'odio e la violenza. Il discorso di Ratisbona, pronunciato da Papa Benedetto XVI sui rapporti tra fede e ragione al centro di un evento culturale organizzato dalla Diocesi di Acireale nella sala conferenze del Centro Direzionale del Credito Siciliano. A dibattere sulla Lectio Magistralis di grande apertura al dialogo tra popoli di credo diversi, pronunciata dall'allora pontefice nel 2006 e che suscitò polemiche e attacchi soprattutto dal mondo islamico, il vescovo Antonino Raspanti e il giudice costituzionale Giuliano Amato, entrambi con i ruoli di vicepresidente e presidente della consulta scientifica del Cortile dei Gentili, un organismo del Pontificio Consiglio della Cultura presieduto dal cardinale Gianfranco Ravasi, inaugurato nel 2011 per favorire l'incontro e il dialogo tra credenti e non. Il dibattito, moderato dal collega Salvo Fallica, ha preso spunto da questo libro edito da Rubettino, che raccoglie commenti e riflessioni sul famoso discorso ancora oggi di grande attualità. Ha fatto molto scalpore, come sappiamo, quel discorso, la fece allora nel 2006 quando fu pronunciato, e noi col Cortile abbiamo voluto intervistare più di un centinaio di studiosi di tutto il mondo e di tutte le estrazioni, cattolici, buddisti, protestanti, naturalmente islamici, professori dell'università, giornalisti, statisti, un centinaio di persone. A questo punto abbiamo estrapolato gli interventi italiani e l'abbiamo pubblicato perché le reazioni sono le più diverse. I punti focali del discorso del Papa sono proprio che valore ha la razionalità all'interno della religione, e se questa razionalità non è osservata nella religione, secondo in qualunque religione, secondo il Papa, si è contro la natura di Dio, quindi la religione porterebbe facilmente per esempio alla violenza, mentre la ragione rimane sempre un caposaldo all'interno di qualsiasi tipo di religione, questa è l'idea. Le obiezioni che il discorso suscitò in tema di rapporti con l'Islam erano francamente, lo dicevo prima in privato, ai limiti della fake news proprio, perché lui faceva una citazione, in effetti non era lui che diceva, e appunto la citazione era di questa grande figura del XIV secolo che rivolgendosi al suo interlocutore musulmano gli dice: certo che leggi il Corano e ci trovi solo delle cattiverie, ma soprattutto gli dice: agire contro la ragione significa agire contro la natura di Dio. Ed è questo ciò che Benedetto XVI ricava da quel confronto, e questo è il tema che vi sta a cuore.